Bentornati cari amici, nel tutorial di oggi andremo a scoprire come sdoppiarci in un video utilizzando l'app CapCut. Posso parlare io per favore? Quello di cui avrete bisogno, oltre l'app, è un treppiedi e un po' di creatività. Allora, siete pronti? Vai! Sigla! Sigla! Ultimamente ho provato l'editor CapCut e ne sono rimasto sorpreso davvero in positivo. Ed è per questo che ho deciso di creare questa guida e prossimamente andrò a fare il tutorial completo dove mostro tutte le sue funzioni. Ma ora bando alle ciance e ciance alle bande, andiamo ad applicare l'effetto clone. Prima di tutto andiamo a registrare due video tenendo lo smartphone il più fermo possibile o ancora meglio utilizzando un treppiedi. Una volta scelto il luogo della scena, dovremo immaginarci una linea centrale invisibile che chi andremo a sdoppiare non dovrà superare in nessun caso. I due video che registreremo dovranno avere più o meno la stessa durata e se vogliamo che ci sia un interscambio di battute, il mio consiglio è segnarti su un foglio i tempi e ciò che verrà detto. Non preoccuparti se c'è qualche piccola imperfezione, dato che potremo modificare tutto successivamente su CapCut. Iniziamo! Andiamo a scaricare l'editor per smartphone CapCut, disponibile per Android ed Apple Store. Per comodità trovate i link qui sotto in descrizione. Una volta aperta l'app, clicchiamo sul più al centro per creare un nuovo progetto e scegliamo tra i video presenti sul nostro smartphone quello che farà da base al nostro progetto. Una volta selezionato il file, clicchiamo su Add in basso a destra. L'app al momento è solo in inglese, ma non preoccuparti, dato che è tutto intuitivo e andrò a spiegarti passaggio per passaggio. Ora mi sto muovendo con un dito sulla timeline fino alla parte finale della clip, dove si aggiunge in automatico il watermark di CapCut, che è possibile eliminare come un qualsiasi elemento presente nel progetto, premendo sul cestino. Un'altra operazione semplice che posso effettuare è quella di dividere il video in più parti, spostandomi sulla timeline nel punto desiderato e cliccando su Split. La parte tagliata, oltre a poter essere eliminata, potrà essere spostata dove vogliamo nel progetto. Utilizzando la funzione Speed, potrò poi velocizzare o rallentare il video. Questa opzione mi può essere utile se il video non va a combaciare con quello che aggiungerò tra poco come livello. Comunque, in qualsiasi momento potrò annullare l'ultima operazione premendo la freccia che va verso sinistra. Ora, per aggiungere l'altro video come livello, dovrò andare su Overlay e su Add Overlay. Navighiamo ora tra tutti i video dello smartphone o selezionando la cartella in cui si trova. Se utilizziamo molti elementi su CapCut, l'app ci verrà in aiuto aggiungendo in automatico l'etichetta Imported agli elementi già presenti. Vado a selezionare il video e una volta caricato me lo ritroverò sulla timeline. Il prossimo passo sarà utilizzare due dita ed andarlo a zoomare in modo da renderlo a tutto schermo. Dato che entrambi i video dovranno avere la stessa durata, velocizzandoli e rallentandoli potrai sistemare il tutto, oppure con la funzione Split eliminare qualche secondo. Lo step seguente sarà andare su Mask e scegliere Split. Di nuovo con due dita dovremo andare a ruotare la linea in modo da renderla perpendicolare e perfettamente al centro dello schermo. Da come puoi notare, durante questa operazione compaiono i gradi in alto. Per essere precisi, la linea dovrà essere perpendicolare e perciò avere 90 gradi. Ti ricordo che in qualsiasi momento potrai visionare come sta uscendo il video premendo sul play al centro ed apportare così piccole modifiche qualora sia necessario. Da come puoi notare, il video che ho aggiunto come livello dura molto di più del video di base. Quindi andrò a eliminare la parte superflua.
Ancora non ci siamo, perciò in questo caso potrei decidere se rallentare il primo video o velocizzare il secondo, ma rischierei di sballare i dialoghi. Per questa ragione andrò a utilizzare un'altra opzione, la funzione freeze. Spostandomi sulla timeline alla fine del video di base, cliccando su freeze, si creerà un fermo immagine che potrò adattare come meglio credo, o accorciandolo o tagliandolo con la funzione split. La parte su cui sto lavorando dura davvero qualche attimo, pertanto nessuno noterà che si tratta di un'immagine. Nonostante l'utilizzo del treppiedi nella registrazione dei video, si potrebbe notare una leggera differenza tra le due clip, dovuta alla sovrapposizione o alla differenza di luci. Andando nella sezione Adjust, dopo aver selezionato un elemento, potremmo modificare tranquillamente luminosità, contrasto, saturazione e gli altri parametri per rendere le due clip più omogenee. A mio parere, in questo caso, l'opzione che viene di più in nostro aiuto è Splice, che racchiude tutti gli effetti di fusione. Andiamo a provarli tutti e controlliamo quale rende più realistico il progetto. Andiamo a regolare anche la barra di intensità dell'effetto applicato. Nel mio caso, con Darken, andrò a eliminare ogni differenza tra le due clip. Una volta soddisfatti dell'editing, premendo sulla freccia in alto a destra, potremo finalmente esportare il nostro progetto, scegliendo la risoluzione e il numero di frame per secondo con la quale salvare il video. Premendo su Export non dovremo far altro che attendere e ci ritroveremo il video in galleria, pronto da inviare in chat o condividere sui nostri social. E cos'altro aggiungere? Spero davvero di essermi meritato un like e se ancora non l'hai fatto, iscriviti al mio canale. Mi raccomando, fallo, perché sai come è fatto il mio clone? È un po' permaloso. Per il resto, ti ringrazio per la visione e ti aspetto nella prossima guida. Ciao!